Orfeo oggi festeggia! Siamo venuti da BlaBla Toys per comprare i migliori giocattoli! Non compreremo un solo regalo, ma tanti regali! Entriamo e compriamo tanti giocattoli! Andiamo! Entriamo e compriamo tanti giocattoli, andiamo! Ragazzi, prendo qualche pop per Odisseo perché li colleziona. E io prendo questo e prendo anche questo enorme pop, ragazzi. Oh, è davvero forte! Ragazzi, comprerò un mouse da gaming e delle cuffie da gaming per Odisseo perché a Odisseo piacciono i videogiochi. Credo di essere pronto, ragazzi, vado alla cassa. Ragazzi, ho preso molti giochi da tavola e voglio regalare ad Odisseo questo fantastico Nerf. Guardate, andiamo alla cassa. Ciao ragazzi! Andiamo a pagare! Andiamo! Ragazzi, ho solo 5 euro! Cosa vuol dire che 5 euro? Raffaello, cosa facciamo ora? Bene ragazzi, va bene! Tirate fuori i vostri portafogli e paghiamo tutti insieme! Su! Io non ho niente, Raffaello, non ho nulla! Ragazzi, anch'io non ho nulla! Cosa facciamo adesso, Raffaello? Senza soldi non faremo nulla! Forse state cercando un lavoro, c'è un annuncio sulla porta! Un annuncio? Andiamo a dare un'occhiata! Sì, andiamo! Ragazzi, guardate questo annuncio qui! Cercano guardie di sicurezza, proprio quello che vi serve! Che altro c'è? Cercasi! Immagino che chi lo catturerà si prenderà i soldi! Quanto? 20 euro? Forse anche 50, Raffaello! Meglio chiedere! E chiediamo del lavoro, mi piacerebbe fare la guardia giurata in un negozio. Andiamo a chiedere. Sotiris, hai davvero bisogno delle guardie di sicurezza? Sì, cerchiamo guardie di sicurezza per il negozio. Possiamo anche lavorare tutti e tre? Sì, si può lavorare in tre, ma bisogna essere forti, seri e professionali. Sì! È esattamente quello che siamo! È fatto proprio per noi! Sì. Ottimo, quando si può iniziare? Adesso, possiamo cominciare anche subito! Sì, ho una domanda, qual è la ricompensa per il criminale? Una ricompensa di 1000 euro extra! Sì! Oh, 1000 euro! Allora potremo comprare tutti quei giocattoli! Allora andate a prepararvi! Sì. Forza, andiamo! A few moments later. Siamo pronti! Ottimo! Mettetevi subito al lavoro! Va bene, andiamo! Forza, iniziamo! Ragazzi, un cliente è arrivo, dobbiamo controllarlo! Un minuto, ora lo controllo! Ottimo, va bene, passi. Dove sono i Lego? Come faccio a saperlo? Sono la guardia di sicurezza, vado a vedere da solo. Oh, capisco. Fermo! Non muoverti! Piedi, ok? In ginocchia! Forza! Aspetta, non muoverti! Hop! Gira la testa, togli il cappello, presto! Guarda, sei tu! Oh, mille scuse! È un errore, il nostro lavoro! Che cosa sta succedendo? Mi hai fatto prendere un bello spavento! Deve sapere che sto facendo il mio lavoro! È una cosa seria, non è facile entrare e uscire in silenzio, perché i ladri sono ovunque! Ah, capisco, c'è qualcosa che non va con loro! Oh ragazzi, che lavoro! Sono seduto, mi rilasso, aria condizionata, faccio i selfie con il cellulare, mi diverto un mondo! Questo è il miglior lavoro che avrei potuto fare! E ora guardiamo le telecamere. Farò dei selfie migliori. Oh ragazzi, sono proprio un figaccione, che figo! Capite quanto sono bello? Ragazzi, un uomo molto sospetto, vado a controllare. Ehi, che cos'hai lì? Cosa vuoi dire? Lì dentro c'è il mio cellulare. Quale cellulare, imbroglione? Raffaello, vieni qui! Raffaello, prendilo! L'abbiamo trovato! L'abbiamo preso! L'immagine! Che cosa sono queste urla? Che sta succedendo là? Stas? Cosa? Che succede? Cosa? È un TikTok! Ma che TikTok? Non vedi cosa sta succedendo a Raffaello? Oh, che succede? Oh mio Dio, devo essere più attento! Cosa sta facendo? Volevo solo un giocattolo! Sì, qui da BlaBla tutti vogliono un giocattolo! Controlliamolo! Vediamo se è lui il colpevole! Sì! Gli assomiglia anche solo un po'? Penso che gli assomigli! Mi lasci in pace, sta bene, aiutatemi! Cosa sta succedendo qui? Cosa sta succedendo? Stiamo facendo il nostro lavoro, assomiglia al sospettato! Ragazzi, è impossibile, questo è un negozio e questo è un cliente! Sono venuto per comprare una macchina e tutto per questo! Non preoccupare.
preoccuparti, amico. Stiamo solo facendo il nostro lavoro, seriamente, bene e con dignità. E sa una cosa, signor Sotiris, dovrebbe darci un aumento. Con un comportamento del genere vi licenzio, non avrete nemmeno un euro. Signor Sotiris, mille scuse. Allora, dici cosa fare. L'acquirente compra e tu stai a guardare, facendo attenzione. Attenzione? Ah, è vero, è vero. Sì, signor Sotiris, non si preoccupi, mai, 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 ok? Later. Ragazzi, forse indossa una parrucca? Devo controllare. Mi sembra molto sospettosa. Che bella macchina che ci sono da Barbara Toys. Prestate tutti attenzione. Ha detto che le piacciono le macchine. Fate attenzione. One hour later. Non va bene. Che belle macchine. Oh, cosa c'è lì? Cosa c'è? Lo estragga lentamente. Ma quello è il mio cellulare. Ok, ok, sappiate che sono io gli occhi di questo negozio e che ho il controllo. Ah, capisco. Può essere sicuro. Psh, psh, ti mangio, psh, mi ti mangio. Oh, cos'è quel pulsante rosso? Oh mio Dio, che meraviglia! Che bello che è! Oh mio Dio, che succede? Cosa sta succedendo di nuovo? Perché hai scattato l'allarme? Sembra di essere in discoteca e non al lavoro! L'allarme, perché hai scattato l'allarme? Stas, cosa è successo? Perché hai scattato l'allarme? Cosa? L'allarme? Ho acceso la musica! Quale musica? È l'allarme! Fatti da parte! Oh, che peccato, la musica è finita. Devi essere serio, qui al negozio non si fa scattare l'allarme così. Ok, va bene. Oh, che cos'è? Forte. Raffario, cosa stai facendo? Alzati, ti controllo. Forza, controlla pure. Dai, 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 quindi niente. Il tuo orologio. Un'altra volta. Stai bene? Cosa stai facendo? Prima il controllo, prima di tutto, signor Sotiris. Nel suo negozio ogni secondo c'è il controllo. Guarda, guarda. La dobbiamo controllare. Ma siete stupidi. Stupidi? No, siamo molto seri, signor Sotiris. Basta, ecco fatto. Cosa, il turno è finito? Ci pagherete? Ora venite con me. Restate qui, uno guarda là e l'altro guarda dall'altra parte. Allora che facciamo? Che tipo di lavoro è questo? Basta guardare, non muovetevi da qui. Ok. Ok, guardiamo e basta. No, ragazzi, ho sonno. Raffario, mi senti? Sì, ti capisco molto bene. Dimmi cosa sta succedendo laggiù. Sai, ho bisogno di andare in bagno. Non appena l'hai detto, anch'io ho voluto andare in bagno. Ora non so cosa fare. Oh, con chi mi sono messo? Raffario! Cosa vuoi? Ho fame! Sì, sì, ti sento benissimo, ok? Guarda, Raffario, questa è la pancia più grande della tua! Perché indossa una maschera? Perché indossa una maschera? Perché è un abbinatore! Un ladro! Corri! Perdenti! Cosa è successo? Non l'hai preso? Perché sei a terra? Salve, signor Sotiris! Ciao, come stai? Stai bene, perché non l'hai preso? Qui qualcosa è andato storto! Qualcuno ci ha legato i lacci delle scarpe! Quello che è stato rubato lo pagherete! Oh, amici! Allora, io vado, tornerò domani. Spero che questo non si ripeta, vi troverete un mare di guai.
Arrivederci, signor Sotelli. Buona serata. Arrivederci. Buona serata. Ma Fabio, cosa facciamo? Meno adesso? Male che se n'è andato, vero? Adesso giochiamo con i giocattoli in questo negozio. Forza, dobbiamo liberarci. Sì, andiamo. Oh, ragazze, ma guardate quante robe ho preso. Dove hai preso questa roba? Al negozio bla bla. Ci sono delle guardie di sicurezza che lavorano lì. Sono completamente stupide. Penso che noi due dovremmo andare a rubare degli altri giocattoli. Sì. Sì, sì, andiamo. Forza, 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 Demon. Forza, forza, andiamo, andiamo. Per fortuna ci siamo solo noi in negozio. Possiamo fare quello che vogliamo. La guardia dorme come sempre. Sì, cioè, cosa stiamo aspettando? Andiamo a legarlo allora. Ok ragazzi, ora l'intero negozio è nelle nostre mani. Possiamo rubare tutto. Sì, andiamo. Ottimo, porta altri giocattoli. Portate altri giocattoli. Cosa? Perché sono legato? Che sta succedendo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! I ladri sono entrati nel negozio, non posso crederci! Dimora Fario! Dimora Fario! Oh, aspetta! Sì, Stas, dimmi cosa è successo! Sono entrati i ladri, sono all'ultimo piano! Presto, aiuto! Sono legato! Sbrigatevi, correte presto! Andiamo, veloce, Dimon! E faremo ancora meglio! Li spaventeremo! Faremo dei scherzi diversi! Faremo uno scherzo e li arresteremo! Ragazzi, prendiamone ancora, più veloce, più veloce. Sì. Allora, Rafario, ascoltami, andremo a scambiare i cestini, così penseranno che sono spariti. Oh, c'è un fantasma qui dentro. Sì, dai, andiamo. Oh, ma cos'è? Ma perché il cestino è vuoto? Ragazzi, ma non l'abbiamo riempita. Ma non ha importanza, riempiamola di nuovo fino in cima. Dimon, scambiamoli di nuovo. Guarda, guarda, ora me l'hanno rifatta. Cosa? Oh, cos'è, ragazzi? Ragazzi, ma questo posto è maledetto? Oh, no, guarda, un robot! Lascia subito tutti i giocattoli qui. Prendiamo la macchina più costosa e usciamo da questo posto maledetto. E sì, ci andiamo. Rafario, hai sentito? Vogliono prendere la miglior macchina e scappare. Prendiamo l'ascensore, perché sono saliti per le scale. Così arriveremo per primi e li prenderemo. Sì, sì, andiamo, andiamo, presto, andiamo. Rafario, questa è la migliore macchina. Probabilmente i ladri la vogliono rubare. Non è probabile, è sicuro. Allora, io ho la super colla. Tu, Rafario, vai al piano di sopra e vicino alla porta d'ingresso versa dell'olio sul pavimento, ok? Sei molto intelligente. Vai, vai, capirai presto. Metterò della colla sui posti su cui i rapinatori dovrebbero mettere le mani. Guardate. Bene, ragazzi, siamo pronti. Ora nascondiamoci. Ragazzi, ho dell'olio qui. Adesso l'ho verso sul pavimento e quando arriveranno i ladri faranno un passo e scivoleranno. Così li prenderemo, ragazzi. Siamo furbi. Cadranno qui e li prenderemo. Ed ecco l'auto più costosa. Andiamo a prenderla. Andate di sopra, ragazzi, sbrigatevi. Vi abbiamo preso, ragazzi! Vi abbiamo preso, ragazzi! Oh, i ladri! Oh mio Dio! Vi che avete preso! Che succede, Stas? Non lo so, mi sono svegliato così! Oh, la polizia è qui, la sentite? Ora andrete tutti a finire in prigione! No! No! Alla fine li avete presi? Sì, sì, ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, come vi avevo promesso, questi 1000 euro sono vostri! Forte! Oh, Dimon, tieni! Oh, ora possiamo comprare i regali che volevamo! Sì, però di sé, sì, ragazzi! Ragazzi! Oh,
momento della riprese, forza! Basta, basta, non ce la faccio più, me ne vado! Mi state annoiando, vado in camera mia! Beh, sì, amico, è sbagliato! Come può sì. riuscirci, oh. Ragazzi, questa famiglia non la sopporta più. Amici miei, nonno, davvero. Tanto, vorrei tanto che sparissero tutti dalla casa e che io rimango solo per sempre. Va bene, mi riposerò sul mio letto, almeno per un po'. Così, A few moments later. Oh, come sto bene. Che ora sono adesso? Non lo so nemmeno io, a dire il vero. Vado a vedere cosa fanno. Ma dove sta a strafare Timon? Immaginate se i miei desideri si avverassero e sono a casa da solo. A casa posso fare quello che voglio. Ho un'idea. Vado di sopra. Ragazzi, i miei genitori mi hanno sempre detto di non saltare sul loro letto, ma visto che non ci sono, posso saltare sul letto quanto voglio. E adesso sono nella stanza di Timon e ora vado a giocare sul suo computer. Timon non l'ha mai permesso. Dato che sono da sola a casa, posso fare quello che voglio. Grande. Timon non mi ha mai fatto toccare le bevande energetiche. Visto che sono qui da sola, però le bevande energetiche inizierò con questa. Voglio assaggiare com'è. Ragazze, non scrivete nei commenti che ho bevuto la bevanda energetica. È buona, ma voglio provare anche le altre. Proverò anche queste due. Penso che siano fantastiche. Adesso le provo. Non è così così, non mi piace molto. Proverò questa bianca. Ragazze, questa è la bevanda energetica più buona che io abbia mai assaggiato in vita mia. Ragazzi, ho un'idea. Farò qualcosa che mia madre non mi ha mai permesso di fare. E adesso lo vedrete. Adesso mangerò queste patatine a letto. Mia madre non me l'ha mai permesso. Mi ha detto non mangiare mai a letto, sporcherai tutto. E ora farò quello che voglio. Uno, due, tre. Oh, sono caduti. Beh, non mi interessa affatto. Sono a casa da solo. Che bella che è la vita quando sei da solo. Ho un'idea. Ora vado a guardare film horror. Mi piacciono molto, ma la fare non me lo permette. Dice che sono per gli adulti, ma dato che sono da solo non mi interessa. Ok, qui si accende film horror. Two hours later. Timon, siete qui? No, non c'è nessuno. Sono di nuovo da solo. E questo significa che devo diventare matura e indipendente. Allora prima vado a farmi una doccia. E ora della doccia. A few moments later. Che bello dopo la doccia. Ho indossato la capatoia di Raffaele. È un po' grande per me, ma va bene così. Che problema c'è? Ora è mia. A few inches later. Oh, fresco. La barba, i capelli. Una bella sensazione. E ora è il momento di andare al supermercato. Ma con cosa comprerò tutto? Un'idea. Con i soldi di Timon. Visto che non è qui, posso prendere i suoi soldi e comprare quello che voglio. Non prenderò i soldi, prenderò la sua carta oro. È ora di andare al supermercato e comprerò tutto quanto. Vado a comprare il cibo. Che bello, calda estate. Bellissimo. Ehi, amico, dove vai? Vado a fare la spesa, compro qualcosa. Dove sono i tuoi genitori? I miei genitori sono a casa, sono a casa. E dov'è la casa tua? Da qualche parte, non posso dirtelo. È una bellissima carta d'oro, amico, dai, avanti. Sì, grazie, grazie mille, ciao, ciao.
Sono sicuro che è a casa da solo, c'è ingannato. E sono sicuro che ha molti soldi, voglio dire, ha una carta d'oro. Seguiamolo, vediamo dove vive. Sì, andiamo. Ragazzi, quei due mi hanno spaventato. È meglio che torni a casa perché lì sono al sicuro. Quindi non mi faranno nulla di male. Oh, per fortuna sono tornata a casa e adesso sono al sicuro. Qui è dove vive. Andiamo a vedere se è davvero da solo. Later. Guarda, ho ordinato una pizza da solo. Grazie mille, perché ho molta fame. Una piccola pizza per tutta la famiglia è da solo sicuro. Ottimo, ho un'idea. Entriamo e derubiamolo. Suoniamo il campanello e parliamo con lui. Oh, che buona che è la pizza. Oh, e chi è che suona il campanello? Vado a vedere. Sì, chi è? Ragazzo, chiama la mamma e il papà, dobbiamo parlare. Mamma e papà stanno dormendo, potete andare via da casa mia? È proprio un furbacchione, ha una scusa, è sicuramente a casa da solo. Oh, oh, cosa dicono? Ci dobbiamo preparare, ci intrufoleremo in casa e lo derubiamo. Forza, andiamo. Andiamo. Oh, no, non posso crederci, no, no, cosa succede? No, amici. Sai una cosa, Odisseo, sei un uomo, sono Gerardi. Posso farcela, io ho la forza, non ho paura di loro, combatterò con loro, così. Ottimo, non c'è nessuno. Ora vado a preparare delle trappole. Se vado a entrare in casa saranno guai seri. Ragazzi, prima userò la Nutella. Prima ci metto sopra il cioccolato, in modo che quando si arrampicheranno lo toccheranno con le mani e si sporcheranno per bene. Si sporcheranno molto. Ottimo! Ottimo! Ora ragazzi vedrete la continuazione. Ora verserò dell'olio sui gradini, così quando saliranno le scale crepeseranno l'olio e scivoleranno. Lo apro e verso qui, così di più. Ne verso ancora. Ecco, credo che sia sufficiente. Ora andiamo a fare la prossima trappola. E adesso io metto la colla sulla maniglia e sul pavimento, in modo che si attacchino e rimangano al loro posto. Così si attaccheranno sicuramente. Grande. La spalmerò qui dappertutto. Sì, ok. Sicuramente si attaccheranno. Ah, a posto, credo di aver finito. E adesso vado a casa e faccio delle trappole anche là. In questo modo, se entro, si troveranno ancora più nei guai. E adesso ragazzi, io metto tutti i giocattoli qui. Se entrano, li calpesteranno e scivoleranno. E ora ragazzi, versiamo il ketchup proprio qui. Così quando scivoleranno sui giocattoli, cadranno a faccia in giù proprio nel ketchup. Ok, ora spalmo tutto e in modo che cazzo si mette nel ketchup. Che schifo, è disgustoso ragazzi. Quando si alzeranno penseranno di avere il viso coperto di sangue e saranno molto spaventate. Quando si alzeranno vi vedranno e cominceranno a capire. Ma qui ci sarà il nastro adesivo. Non lo vedranno e ci andranno addosso. Adesso finiamo con questa trappola e poi ne prepareremo un'altra ancora. Ok, forza, la prossima trappola. Poi quando usciranno da quella trappola lì correranno di sopra per prendermi. Ma qui la attenderà un'altra trappola. Io metto dell'ego sui gradini e quando la colpesteranno si faranno molto molto male. Ragazzi, quando saliranno le scale cercheranno di prendermi, correranno qui e inciamperanno in questa lenza. Quando cadranno per terra verrò io e le colperò con questa pistola sordente. Perderanno con la coscienza ed è così che le prenderò. One hour later. Siamo pronti, andiamo. Andiamo, saliamo. Che schifo, la cacca! No, ma quale cacca? È cioccolato! Quale cioccolato? È cacca! Non ha più importanza, andiamo avanti! Attento, abbassiamo la voce! Sì, sì, hai ragione, andiamo! Oh! 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 Oh!
perché è così scivoloso? Cosa hanno versato qui? Sembra olio. Oh, amico, continuiamo, non ci dobbiamo fermare. Andiamo. Andiamo, andiamo. Oh, mi sono incollato. Che vuol dire che ti sei incollato? Non riesco a togliere la mano. Oh, non possiamo muoverci. Che razza di moccioso viziato è questo? Ci sta prendendo in giro. Sì, amico, che razza di ragazzo è quello? Dai, lasciamo qui le scarpe, che possiamo fare? Oh, bene, si è staccata. Ah, andiamo avanti. No! Ah! Oh! Ah! Che cos'è questo? È sangue? No, sciocco, è solo ketchup. Ah, quel moccioso viziato. Oh, guarda, è là. Ah, siete i ladri più squadrinati. Io la faccio vedere io. Oh, 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 i miei piedi. Che vuole? Ah, ragazzi, sono nella mia stanza, prendetemi. Stai per essere catturato, moccioso viziato. Sì, sì, li ho presi. Sì, e ora devo essere allegati. 20 minutes later. Che è successo? Che è successo? Va bene, ragazzi, come sta andando? Va tutto bene? Legaci ora! No, è troppo tardi, ho chiamato la polizia. Oh, sentite? La polizia è già qui. Ecco, vi sta bene, Barney. A few inches later. Quanto mi mancano sto strafare, Timon. Perché ho desiderato che sparissero? Ho fatto un grosso errore.